Buon salve a tutti e benvenuti a una nuova recensione. Prima di iniziare vorrei solo dirvi un paio di cose. Questa recensione sarà un po' diversa dal solito. Innanzitutto, data la particolarità dell'argomento, che è monopolico, credo sia impossibile dargli voto, siccome sarebbe assolutamente soggettivo. Inoltre, l'anime in questione offre parecchi spunti di riflessione che intenderei sviluppare in qualche modo. Spero di non annoiarvi e se lo farò, scusate. Parto dicendo altre due cose perché questa recensione non sa da fare. La prima è che non ci sarà la parte di commento, come ho già detto. Sinceramente non saprei cosa dire. Secondo, per tutti quelli che ci seguono, vorrei dirvi un paio di cose ancora, ma le dirò alla fine per non rompere le scatole a quelli che non ci seguono e sono qui solo per sentire parlare di questo anime, che mi sembra giusto. Possiamo iniziare. Allora, iniziamo con il parlare dell'anime in questione, che è appunto Shirobako, che significa scatola bianca e indica la confezione contenente l'anime prodotto consegnato in anteprima ai membri dello staff. Si tratta di un titolo della stagione invernale primaverile 2014-2015 di genere Slice of Life, commedia drammatica, bella, prodotto dalla PA Works. E comprende una serie anime da 24 episodi, due OAV, una serie manga basata sulla versione animata e anche un romanzo. È stato ideato da Michiko Yokote, colei che ha ideato le Mermaid Melody, e collaborato come sceneggiatrice assieme al suo gruppo di professionisti a molte serie famose come Cowboy Bebop, Axine, Bleach, Naruto. È inutile anche dire che ha avuto a che fare con Genshiken, anime che ha molti punti di contatto con Shirobako. L'anime completo è disponibile in streaming gratuito sul canale YouTube della Yamato Animation, sottotitolato in italiano, con dei sub che secondo me erano assai buoni. Io poi non sono particolarmente rompipalle su ste cose, però niente male. Dunque, racconta le vicende di un gruppo di ragazze, incentrandosi poi principalmente su di una, che, lasciata la scuola e quindi il club di animazione con la quale erano riuscite a proiettare durante il festival un cortometraggio animato chiamato I Sette Fortunati Guerrieri, si immergono praticamente nel mondo del lavoro e tutte e cinque sognano di entrare a far parte di qualche studio di animazione, una come doppiatrice, come disegnatrice, animatrici 3D, eccetera. Per poi poter dare vita a una versione più figa del cortometraggio realizzato ancora da autodidatte a scuola. La storia parte poi in medias res, ovvero quando Aoi, che poi sarà un po' la protagonista, è entrata a far parte della Musashi no Animation come regista di episodi. La storia si butta subito nella frenesia di questo mondo, fatto di scadenze, perfezione, critiche, aspettative, lavoro di squadra. In realtà non è possibile fare spoiler per un anime del genere perché non c'è una vera trama, è solo un susseguirsi ordinario di commissioni e lavori da portare a termine. Il primo anime che devono realizzare, per un totale di 13 episodi, è un certo Exodus, che dovrebbe essere la moneta di riscatto del regista, ispirato a Seiji Mizushima, credo di averlo letto bene, direttore di Fullmetal Alchemist, Shaman King e altri. Che dopo il successo guadagnato nell'anime, con la sua prima serie anime, è andato contro un epocale fallimento chiamato Puni Puni Paradise, che l'ha fatto diventare praticamente lo zimbello del mondo dell'animazione giapponese. E così tutto lo staff si mette a lavoro per la produzione di questo anime, e poi un secondo, terza squadriglia aerea femminile. E da questa meta produzione è anche stato tratto un OAV. La grafica è una grafica ordinaria, quindi nulla di incredibile, poi essendo ambientati in uno studio di animazioni i fondali sono poi sempre quelli, la sala riunioni, le scrivanie degli assistenti, dei disegnatori, la zona della pausa relax con tanto di bollitore affini, la casa della protagonista, i vari luoghi di lavoro eccetera, quindi i luoghi sono poi sempre quelli.
La particolarità di questo titolo sta proprio nell'essere un anime che racconta di se stesso, e mi spiego meglio. L'obiettivo dell'anime non è dare un messaggio, anche se al giorno d'oggi sono un po' una rarità, o raccontare un'impresa, e invece farci vedere in modo animato cosa succede dietro le quinte di un'ordinaria serie animata che vediamo, apprezziamo, schifiamo o qualsiasi altra cosa. Sono infatti presenti due personaggi all'interno della serie, due pupazzi, per la precisione, l'orsacchiotto Lolo e l'altra bambola, che non mi ricordo il nome, che fanno un po' da tramite per lo spettatore. Infatti Lolo veste i panni di un cicerone che spiega e commenta, mentre la bambola incarna lo spettatore che pone critiche, domande e impressioni. Tramite questo anime, un appassionato di animazione giapponese, un appassionato che vuole andare oltre la storia raccontata, le tette, tutto quanto, può capire molte cose. Vengono non solo spiegate, ma anche mostrate tutte le mansioni dei vari ruoli: il regista, il produttore esecutivo, l'animatore, quelli sfigati degli in-betweener, e vengono anche sottolineati i rischi del mestiere, le difficoltà, i tempi stretti, e talvolta anche a cosa può portare l'incapacità, la superficialità e il menefreghismo non solo dello staff, ma di qualunque responsabile o mediatore tra un attore e la realizzazione finale della serie animata. L'anime inoltre mira a farci assaggiare uno squarcio di questa vita frenetica, sottolineando più volte che nonostante la grande pressione che questo mondo impone, è importante lavorare insieme, come una famiglia, supportare i novellini, imparare dai tra virgolette senpai. Molti personaggi durante la serie verranno assaliti dal dubbio di lasciare lo studio perché è una vita, un ritmo troppo faticoso da sostenere. Ma poi ricorderanno il loro primo anime, quello che magari li ha fatti entrare nell'ottica di lavorare in quel settore. E poi, toccando il tasto nostalgia, sempre di nostalgia si tratta quando vengono sottolineate le differenze tra il passato e il presente, sia per le generazioni che per le tecniche di animazione, e qualche scambio di battuta ci fa capire in cosa siano distanti questi mondi e quanto siano distanti. Ancora, sembra rivolgere una critica ai grandi studi che commissionano il lavoro all'estero, nel suo continuo cercare di trovare animatori disponibili per degli episodi, e quelli disponibili sono o estremamente orgogliosi o ormai hanno lasciato perdere. Altra tematica che entra in campo è l'eterno scontro tra l'animazione tradizionale e l'animazione 3D, e con episodi tematici vengono sottolineate nei loro pro e contro queste due tecniche che alla fine coesistono. Inoltre sono presenti personaggi storici dell'animazione giapponese, come i famosi registi. Il capo della Musashi no Animation, per esempio, è basato su Maruyama, che è lo storico fondatore della Madhouse nel 63, dopo la dipartita dalla Mushi Animation di Tezuka assieme a Dezaki e Rintaro. Questi personaggi vengono visti come divinità, delle divinità intoccabili, che solo una disperata novellina del settore, come la nostra protagonista, alle prese con una scadenza impellente, è disposta a contattare nella sua, diciamo, ingenuità. E sempre di idee si tratta quando lo staff è alle prese con l'adattamento animato di un manga ancora in corso, e in questo caso il dio è l'autore, che non possiamo in nessun modo contrariare. È da qui che nascono quei finali, dei quali spesso ci lamentiamo, quelli che non hanno nulla a che fare con la trama, campati per aria, spesso frutto della forzata immaginazione del regista o dello storyboarder, che non avendo alcun indizio sulla direzione che andrà poi a prendere la storia, si trova costretto a inventarsi di sana pianta l'ultimo episodio per una serie che quasi sicuramente non avrà una seconda stagione. Tralasciando poi le imprese della protagonista Aoi, possiamo soffermarci sulle altre ragazze che esplorano il mondo del lavoro e dell'animazione. Innanzitutto, grazie a Shizuka, aspirante doppiatrice di anime, scopriamo come vengono selezionate le seiyuu, ovvero le doppiatrici, come si svolgono i provini e come vengono scelte le voci dallo staff dell'anime. È un mondo anche questo in cui la precedenza ce l'ha chi è famoso e consolidato, perché per loro ci sarà sempre qualcuno disposto a spezzare una lancia. Nella storia dell'animazione giapponese in effetti c'è stato un periodo intorno all'inizio degli anni 90 in cui la precedenza su tutta la serie veniva data al seiyuu famoso e con molti fan. In sostanza veniva prima il doppiatore e poi tutta la serie, perché la serie era scadente, poco innovativa, e l'unico modo per alzare le aspettative di ascolto era praticamente puntare tutto sulla voce. Ancora, con Misa invece scopriamo come il lavoro del 3D animator non sia sempre rose e fiori, nel suo caso rose e pneumatici. Ho fatto la battuta. L'esperienza di Misa ci fa scoprire come esistano studi specializzati in animazioni di determinate cose e che il suo lavoro sia assai ripetitivo e stressante. Invece,
con Emma, aspirante disegnatrice e animatrice, veniamo a conoscenza di tutta quella serie di difficoltà legate alla sua professione, quali la precisione del tratto e al contempo la velocità, il blocco delle idee e degli scogli da superare, quali particolari che disegna quanto vuoi non verranno mai come vorresti. Grazie a lei anche scopriamo quanto sia importante in questo campo supportare ed essere supportati dai professionisti di maggiore esperienza. Stessa cosa con Midori, che è un'aspirante sceneggiatrice. Quindi, questo è un anime con il quale impariamo a conoscere il mondo che sta dietro allo stesso. Ovviamente non me la sento di dargli un voto, perché dipende esclusivamente dall'interesse di chi lo guarda. Se qualcuno è davvero interessato alle tecniche di animazione, le ansie dello staff, le combinazioni di assistenti e tutto l'universo di gente che lavora dietro queste opere, riuscirà sicuramente ad apprezzarlo. Se invece l'argomento non è di vostro gradimento, saranno 24 episodi di noia assoluta. Vorrei ancora porre l'attenzione inoltre su un articolo che ho tradotto e postato sul mio account di Tumblr, di cui trovate il link in descrizione, in cui un animatore americano, Henry Thurlow, credo che abbia lavorato a Tokyo Ghoul, è stato intervistato riguardo la sua scelta di lasciare l'America e andare a lavorare come animatore in Giappone. Dall'intervista emergono molti lati negativi di questa sua scelta, sebbene non ne sia pentito, perché lavorare ad un anime era il suo sogno fin da ragazzino. Se vi va, dateci un'occhiata e provate a confrontarlo con Shirobako, diteci la vostra senza nessun tipo di problema, anzi a me piacerebbe molto sapere come la pensate, perché effettivamente questi due, l'articolo e Shirobako hanno dei punti di contatto, solo che la versione di Thurlow è molto più cupa, mentre Shirobako, essendo anche un anime, è caratteristico di questo mondo essere tutto molto più solare e speranzoso, mentre Thurlow è molto più cupo, perché diciamo più realista, diciamo così. Quindi diteci la vostra, perché sono proprio interessata. Quindi la recensione termina qui, non ci sarà una parte spoiler e di commento, perché appunto non ha una vera e propria trama, il commento l'ho già praticamente fatto. Come dicevo prima, due parole a chi ci segue, solo. Quindi chi non è interessato a tutto può... Ciao, che non credo che vi interessi le due parole a chi ci segue. Innanzitutto, la domanda che continuate a farci, anzi a farmi ormai da un po', e mi sembra giusto ricordare, dunque la domanda in questione è: ciao, chi sei, dove è Gianluca Sora? E io rispondo: ciao, sono Saber, collaboro con il canale da ormai 2 anni, Gianluca Sora è sempre presente come una presenza spiritica, perché fa lui il montaggio, quindi lui è sempre qui tra noi. Gianluca Sora, se ci sei, dacci un segno, scrivi una stronzata in sovraimpressione, bravo. Poi, vorrei rispondere a tutti quelli che, tra virgolette, chiedono delle recensioni di un anime specifico. Allora, apprezziamo veramente molto il fatto che voi abbiate richieste e ci chiediate di recensire un anime in particolare, però così facendo si esce dalla concezione stessa del canale. Perché il canale, questo canale qua, nasce per dare visibilità a titoli magari non troppo conosciuti, cosa che non è sempre vera, però comunque il concetto è quello, o che comunque ci hanno colpiti. Se ci chiedete di recensire, faccio un esempio, Dragon Ball, che Dio mio tutti sanno cosa sia, avrete solo il parere di 2 idioti in più. Nulla di guadagnato, insomma. Facciamo queste recensioni per, diciamo, divulgazione. Evitate, se possibile, anche di vedere solo le recensioni degli anime che già conoscete. Se però invece volete chiederci un parere su un anime in particolare, ammesso che lo abbiamo visto, potete scriverci nei commenti cose come, che ne so, che ne pensi di Naruto, e noi vi rispondiamo. Potete mandarci un messaggio in pagina e lì mediamente rispondo io, che mi occupo delle relazioni pubbliche. Se volete Gian in particolare, ve lo chiamo, non ci sono problemi. Terza cosa, e poi la smetto. Allora ragazzi, ve lo chiediamo per favore, quando fate uno spoiler scrivete spoiler e andate a capo le dannate 10 volte e poi scrivete tutto quello che vi pare, perché altrimenti gli altri lì si incazzano. Io sono pro spoiler, la gente mediamente non lo è, quindi... E se potete evitate di scrivere tutto in maiuscolo, che sembra che ci stiate urlando addosso o che siate dei tostapane robotici. Poi non è che se scrivete in maiuscolo vi denunciamo i servizi segreti, vi rispondiamo lo stesso senza problemi. Solo
Occhio. Ok, ho finito con la paternale e ora è finita davvero. Grazie infinite per avermi ascoltato fin qui e al prossimo video, May we meet again.